abbiamo dei dipendenti pubblici in questo paese che hanno delle grandi capacità professionali, e lo dico perché queste capacità professionali dei nostri dipendenti, anche degli operai, sono riconosciute all'esterno. Se spesso non riescono a esprimerle nel migliore dei modi, io credo che la responsabilità non sia loro, ma di chi invece deve impegnarsi per mettere in condizione di esprimerle. L'amministrazione ordinaria noi potremo realizzarla senza amministratori, perché i nostri dipendenti, ti assicuro, sono in grado da soli di gestire questo comune. Noi dobbiamo amministrare per fare qualcosa di straordinario, e gli amministratori, i sindaci, devono fare qualcosa di straordinario e non devono tutelare singoli interessi. E quei singoli interessi, guarda che spesso ci sono anche nelle cose più insignificanti, come la pulizia di una strada interpoderale. Perché io ho assistito a vicende in cui, anche nel passato, la pulizia di una strada interpoderale vi passava come una grande capacità dell'amministratore, dell'assessore di turno. Una volta addirittura c'era anche la commissione. E venivano non fatte secondo un ordine normale che dovrebbe esserci e magari fatto a rotazione, ma come se ti facessero un favore. Io credo che lo straordinario è un'altra cosa e deve partire in modo indiscutibile dal rispetto delle leggi, perché le leggi sono fatte per farci vivere tutti un po' meglio. E allora qualsiasi argomento noi affrontiamo, anche la viabilità, sulla viabilità uno dovrebbe porsi una domanda: ma gli sponsor e i sostenitori che io ho dietro hanno rispettato le norme sulla viabilità, sull'edificazione, sugli spazi da destinare a parcheggi nel passato? Domanda. E allora questa domanda poi la devi rivolgere ai tuoi sostenitori, e vedi, ti dovresti guardare indietro e vedere se tra i tuoi sostenitori qualcuno di questi si alza mentre magari c'è un dibattito pubblico perché ha paura di ascoltare cose che non gli piacciono. Dovrebbe chiedere a questi sostenitori: ma quando hai fatto le tue case, quel 10% che dice la legge dal 67 in poi, dov'è? Questa è la domanda che dovrebbe porre, perché l'edificazione anche di una casa privata deve riguardare un interesse pubblico. Questo non lo dico io, lo dicono i manuali di diritto amministrativo, perché ho avuto la fortuna e il piacere di leggerli. La casa, anche quando edificata per i propri fini, non riguarda solo se stessi, ma riguarda anche tutti. E quindi per me la legalità non è l'estremento del carico in mezzo alle strade, quella è l'esecuzione di un'ordinanza che poi ognuno deve tentare di rispettare, in primis l'amministratore, il sindaco, l'assessore, l'ingegnere, il vigile. Ma la legalità è il rispetto delle leggi, e se uno non le ha rispettate in passato non può pensare di farle rispettare in futuro. Quel compito spetta chi invece ha la voglia di farle rispettare e di averle rispettate sempre. Allora, scusate che poi io a volte mi vengono in mente molte riflessioni, sono un passionale, io sono un passionale, sono uno che è un po' sanguigno, perché ritengo che la verità va urlata, non va tenuta in silenzio. E in questo paese, come dice un amico, noi dobbiamo cominciare a essere intolleranti verso l'intollerabile, e a urlare devono essere le persone che da sempre sono state in silenzio, perché qui spesso rischiamo di fare urlare le persone che invece devono stare al loro posto, devono stare zitte. E io mi sto candidando anche per questo, per dire a queste persone che non sono nelle condizioni di urlare, ma di stare zitte. Allora, quando ho citato mio padre, perché questo amico mio mi diceva: ma tu parli così perché nel 94 tuo padre perse la lezione. Io voglio essere chiaro, sono solo per questo. Io gli ho risposto semplicemente per dire: mio padre ha preso la sua partita e si è messo da parte, quindi oggi da trentenne quali siamo noi? Non dovremmo sopportare quelle persone che rimettono in gioco quelle persone che, come mio padre, mi ha detto, per essere chiaro, mio padre l'ha persa nel 94, ci sono alcune persone che l'hanno persa mentre noi crescevamo la loro partita. Io non sopporto quelle persone che invece stanno rimettendo in gioco quelle persone. E giustamente si parte anche, diciamo, il discorso di Berlusconi a questo punto, scusate. Mi viene spontaneo il richiamo per un termine comunismo, senza andare a scendere nelle mie ideologie politiche.
comunismo, quali sono le tue? Che il comunismo diciamo che magari non c'è più politica quasi, diciamo la verità, siamo tutti allo sbaraglio. Però per comunismo, diciamo, mi viene anche spontaneo pensare qualcosa di comune, di unione, qualcosa che si lotti insieme per combattere qualcosa. E a Pentola i problemi sono parecchi, non è unico il problema, non è il campetto che si parlava prima, o piuttosto che la montagna che è stata sderubata perché il campo che è fantasma, piuttosto che parlare di strade, vie, eccetera, eccetera, che ancora da finire. Cioè, ragazzi, l'intervento è proprio soprattutto sui ragazzi oggi, diciamoci la verità. Oggi noi ragazzi non abbiamo possibilità di poterci dire ci mettiamo in gioco, come dice Fausto, siamo falliti perché vogliamo esserlo. Cioè, io mi rendo conto che anche in Calabria, però il problema non è Pentone, può essere Catanzaro, può essere la Calabria, può essere il Meridione, il problema è ancora. Però basta rimboccarsi le maniche, cercare di fare qualcosa. Cioè, ci sono tanti problemi che ci circondano, però bisogna cercare anche di individuarli e vedere cosa possiamo fare. Quale potrebbero essere le attività, in che cosa possiamo combattere, che cosa possiamo cercare di fare in futuro, un cambiamento. Altrimenti non lo so, sembra sempre qualcosa di retorico, di che finisce là poi. Cioè, solamente questo volevo ribadire io, questo è il mio discorso che pensavo e che adesso posso dirlo. Però se non continuiamo a batterci, cioè, a vedere che cos'è il problema veramente, non è poi, io auguro in bocca al lupo a chi sarà, però che guardi l'interesse di tutta la popolazione, non l'interesse personale della propria tasca. Ho finito. Vabbè, intanto non abbiamo stimolato una tua domanda. No, mi sembra tanto in testa su discorso. E per te? Guarda, io. No, la caccia io ti volevo dire solo questo, perché è uno che si, diciamo, impegna con Asimile. Iniziativa come la nostra, come di partecipare, deve anche avere un po' di memoria delle cose. E io ricordo con te di aver parlato, quindi direi di Siena, e un po' di tempo fa in piazza, con alcuni ragazzi insieme a te. Del discorso? Di una tua idea, sì. Certo. E naturalmente non, in quel momento non so nemmeno in futuro se sarò in grado, però io non ho ascoltato quell'idea, me la ricordo bene. E credo che quella tua idea si potrebbe anche realizzare. Poi la capacità o meno di che quell'idea abbia successo non dipende solo dall'amministratore, dipende da te, come dicevi tu, e dal contesto in cui viviamo. E allora uno per i giovani cosa potrebbe fare un amministratore? La prima cosa è quindi ascoltare e capire quali sono le idee e le domande. E io stasera vorrei cercare di.